Ciao amici, ciao amiche, vorrei far presente che c'è un punto cruciale per poter comprendere l'esistenza. E in pratica l'origine dell'esistenza è materiale o spirituale? Magari qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma qual è la differenza? Che importa? No, importa perché per concepire un'esistenza spirituale bisognerebbe immaginare un creatore, un Dio già pronto. Però come può un Dio essere perfettissimo in tutta la complessità della sua perfezione? Venuto dal nulla. Questo logica non può esserci qualcosa perfettissima venuta dal nulla. Quindi nel concepire l'esistenza di Dio spirituale, che a un certo punto, a suo capriccio, crea una realtà, a colpi di bacchetta magica, chiaro che un Dio così può creare una terra piatta, come no? La può creare dove c'è soltanto la terra, i nostri continenti. Può creare una coreografia finta, sole, stelle, pianeti, luminarie varie, lucettine, che può farlo. Può creare anche una terra piatta dove ci sono delle pozzanghere, dove dentro c'è per esempio i nostri continenti, poi il ghiaccio intorno, poi più là un'altra pozzanghera, poi un'altra pozzanghera ancora, dove ci sono altri mondi, diciamo così, che poi sarebbero, diciamo, cose simili a ciò che c'è nella terra piatta, però tante, no? Dice, e gli alieni quindi verrebbero da là. Poi in un mondo spirituale Dio può divertirsi a creare altri spiritelli. Buoni, cattivi, lui è il creatore di tutte le cose, quindi se c'è qualcosa l'ha creata lui. Ma bisogna partire da un concetto dove c'è un Dio, creatore, onnipotente, così, puff, venuto nell'assurda perfezione di un Dio dal nulla. Questo non ha logica. Mentre ciò che ha logica è che il nulla è un qualcosa di paradossale che equivale a zero e a infinito allo stesso tempo, quindi non è stabile. Questo produce un'esplosione che noi conosciamo come Big Bang. A quel punto l'energia si propaga, comincia ad organizzarsi, crea questi microvortici che sono particelle subatomiche. Queste particelle, in base alle loro caratteristiche, si organizzano, si strutturano e con tempi molto lunghi, anzi lunghissimi, questa autocostruzione diventa sempre più complessa perché esiste una genetica nella fisica che guida questa autocostruzione. Non è una genetica inventata da qualcuno, è l'universo stesso che ha questa genetica, che si chiama entropia. Se si capisse profondamente cos'è l'entropia, si capirebbe il perché questi microvortici fanno collassare all'interno lo spazio generando quello che è la materia. Perché un microvortice è solido in relazione a un altro microvortice. Sono due vortici in conflitto. Capito? Queste
questa energia che si raddensa in particelle, spazio che si muove come onde o come particella quando diventa un turbine, e il modo con il quale questi turbini si rapportano tra di loro e si crea qualcosa di sempre più complesso, sempre più complesso, sempre più complesso e cosciente, che ha una sensibilità, che ha, perché è guidato, no? Una molecola che ha bisogno di un qualcosa per completarsi, cerca un'altra molecola che è complementare, ma si incontrano per le forze della natura, insomma, ecco. E si creano cose sempre più complesse, fino a che questa percezione di ciò che ti complega non è soltanto elettromagnetica, ma diventa ancora più complessa, e diventa praticamente sensoriale. A quel punto si creano forme di vita complesse, sempre più complesse, sempre più coscienti, sempre più senzienti. E si creano esseri sempre più intelligenti. A quel punto l'evoluzione continua, non si ferma alla biologia, va molto oltre, fino a che si diventa come gli antichissimi, fino a che si diventa talmente perfetti che si è in grado di guidare la prossima pulsazione cosmica senza che questi esseri perfettissimi muoiano. E in questa coscienza, che comunque dipende dall'esistenza di un corpo, c'è lo spirito meraviglioso di tutta la conoscenza di ognuno di noi. E lì c'è Dio, un Dio perfettissimo, onnisciente e onnipotente. Questo ha un senso. Per questo non si può riportare il tutto a un Dio che viene così dal nulla, già pronto. Puff! Dio non è già pronto. Il Big Bang è il feto di Dio che nasce. Non è già pronto. Deve evolvere. Una volta che ha raggiunto la sua fioritura massima, a quel punto sì, è perfettissimo, stabile, e si trasferisce da un universo all'altro. È molto semplice. Quindi credere a un Dio bizzarro, così, venuto dal nulla, che si diverte con la bacchetta magica a creare cose irrazionali come una terra piatta a pozzangherette, non ha alcun senso. È lì che il discorso dello spirituale e del materiale. Lo spirituale sì, esiste, ma è l'evoluzione di una complessità materiale che porta a una spiritualità piena e meravigliosa. Non il contrario, non una spiritualità già pronta, perché tutto ciò che esiste all'origine è il nulla. Lo stesso Dio lì è il nulla. Il nulla è una condizione di Dio, prima del suo essere in una dinamica che lo porta all'onniscienza e all'onnipotenza. Capito perché molti hanno delle teorie ottuse, molto basate sugli spiritelli e roba del genere? Non è così. È tutto molto scientifico, razionale e logico. Ho fatto questo video in modo che possiate riflettere molto calmamente e possiate risparmiarvi di cadere in delle trappole, in delle idee trappola, e invece capire veramente la realtà, che, insomma, evolvere significa sostituire le idee sbagliate con idee meno sbagliate, fino a che queste idee saranno sempre meno sbagliate, fino a che saranno perfettamente giuste. E ciò che io auguro a tutti, in modo
non brancoliate nell'oscurità dell'ignoranza. Vi amo da sempre.